Una partita aperta a qualsiasi risultato, affrontiamo la prima della classe, una squadra che veramente sta facendo molto bene, non era sicuramente tra le papabili a un campionato del genere, invece ha dimostrato grandissima organizzazione, qualità e sta mantenendo l'alta classifica da tempo, quindi si vede che ci sono veramente delle situazioni notevoli da parte della compagine casertana. Da parte nostra abbiamo l'obbligo di far classifica perché dietro corrono e di far risultato. Questo è l'augurio nostro di partire col piede giusto nel nuovo anno. Che tipo di lavoro è stato fatto durante la sosta? Chiaramente è stata una fine di girone, diciamo, di dicembre, soprattutto in cui la squadra è stata falcidiata da infortuni, ha avuto sempre numerose assenze. Da questo punto di vista, proprio fisico, che tipo di È lavoro? stato fatto un lavoro prettamente fisico, soprattutto alla ripresa, i 4 giorni della ripresa, e poi chiaramente abbiamo cominciato a lavorare con la palla. Ci sarebbe piaciuto avere a disposizione già qualche giocatore che ci fosse venuto a dare una mano, al momento non è stato così, il mercato purtroppo ha certe regole e abbiamo continuato a lavorare con quelli che avevamo, cercando di far riprendere chi è stato fermo a causa di infortuni e in questo nuovo anno ci auguriamo di avere a disposizione quei calciatori che ci hanno dato poco fino a questo momento. Ecco, in questo momento come sta la squadra a livello globale? Ma a livello siamo in difficoltà perché abbiamo, voglio dire, c'è stata la partenza di Palomeque, c'è stato voglio dire, l'accantonamento da parte di Rosania, Berardino e Fortunato che non sono più con noi, al momento sono chiaramente sul mercato e quindi non li avremo a disposizione per una scelta precisa da parte della società e quindi in questo momento siamo leggermente rimaneggiati, ma è una squadra che ha saputo convivere sempre, almeno in questa prima parte della stagione, con problematiche e siamo pronti ad aspettare qualche giocatore che sicuramente arriverà. La sorpresa del giornale è questa notizia di Rosania accantonato, non si poteva aspettare la partita con la Casertana e poi, visto che non manca anche Magri, Ripeto, manca Magri. certo, manca Magri che è infortunato, è una scelta precisa della società, c'è anche un mercato di Serie D che se dovesse essere impiegato non potrà poi giocare ad andare in Serie D, quindi sotto questo punto di vista abbiamo le idee chiare. Ripeto, quanto detto prima, ci sarebbe piaciuto avere a disposizione qualche giocatore, ma è un mercato che non è semplice, non lo è per le blasonate, non lo è per la Paganese che è alle prese in questo momento con delle entrate da fare. È normale che siamo rimaneggiati, ma recuperiamo dei giocatori che abbiamo avuto non a disposizione e ce la giochiamo con il piglio giusto. Tornando all'aspetto tattico, tecnico della partita, una Paganese che ha un po' di abbondanza in attacco, diciamo, qualche scelta si può fare, si va sul tridente classico, brevi limiti, se là dietro sono dei colossi, diciamo, potrebbe essere più favorevole, oppure c'è il dubbio Burla, questo Sì, è il. in effetti ha detto bene, mi porto dietro questo dubbio, perché poi negli altri ruoli siamo contati, quindi non ci saranno, voglio dire, grosse novità. Mentre per quanto riguarda davanti, l'unico dubbio che mi porto è quello della punta centrale un po' più fisica oppure di partire col tridente un po' più rapido. Mister, con l'accantonamento di Rosania, l'infortunio di Magri, restano a disposizione solo Dozzi e Sommo. Quindi la Vanessa avrebbe bisogno di due centrali di difesa, secondo Sì, almeno, senza dubbio. te. Non Dozzi so lo. se Segnavino, altro, Sì, dicevo, abbiamo parlato, se non è partiva. normale che almeno due giocatori andranno ad integrare. Dozzi è un giocatore che per caratteristiche può fare il difensore centrale, ha grande forza fisica, lo abbiamo provato in questi ultimi giorni, quindi vediamo come ci risponderà, ma è chiaro che se poi dovessimo utilizzare Dozzi centrale dovremmo andare a coprire la casella di destra perché comunque poi siamo corti là. Adesso è arrivato questo giovane parente dal Genova che chiaramente va visto, va analizzato ed è un'alternativa che lì cercavamo perché abbiamo al momento solo Bocchetti che speriamo possa essere, voglio dire, a disposizione da qui alla fine.
ma nella zona centrale dobbiamo sicuramente intervenire perché poi c'è anche l'infortunio di Magri che non sarà breve e quindi abbiamo necessità di intervenire principalmente in quel ruolo lì e poi in altri ruoli dove siamo ancora scoperti. Cosa deve arrivare in attimo? Ormai le idee sono No, chiare. è qualcosa a centrocampo deve arrivare perché adesso abbiamo Berardino che è fuori, Fortunato che è fuori, abbiamo De Feo, ma se dovesse trovare una collocazione per andare a giocare, secondo me sarebbe giusto perché si è allenato per questi 5 mesi con noi, ha bisogno di giocare, di maturare e quindi c'è da intervenire anche nella zona centrale. Ripeto, abbiamo le idee chiare, chiaramente è un mercato che come tutti i mercati non è semplice perché le squadre che devono prendere sono tante, la società è vigile, molto vigile, ma non è semplice arrivare a quelli che sono gli obiettivi. Sinceramente pensavamo fossero vicini, invece poi ci sono le leggi di mercato che tendono un attimino poi a cambiare quelli che sono gli obiettivi ed è normale che in questo momento siamo in questa partita un po' rimaneggiati, ma ripeto, dobbiamo avere lo spirito che questa squadra ha sempre avuto. E tenendo conto che dobbiamo fare punti perché in questo momento dietro camminano e quindi dobbiamo aumentare il passo. Questa necessità di rinforzare l'organico può portare ad agire in fretta sul mercato, quindi con tutti i rischi del caso. Ma se avessimo agito in fretta avremmo già coperto le pedine mancanti. Invece la società vuole essere attenta a quelle che sono le situazioni, devono arrivare giocatori che cambiano la faccia di questa squadra. Prendere per prendere non ha senso. Certamente la scelta di Losanì è un po' azzardata in questo momento, però c'è un mercato anche in Serie D che va, voglio dire, coltivato e quindi in questo momento certamente siamo in quel ruolo scoperti, però il mercato ci dice di far così e quindi abbiamo fiducia in quelli che ci sono. Quindi un'alternativa a Carcione, due centrali e un altro attaccante, esperti, diciamo, Ma c'è oppure già è anche, arrivato Tommasone, va bene. bisogna valutarlo Tommasoni, sono giocatori che vanno valutati, sono giocatori che nel professionismo hanno fatto poca strada o niente, quindi c'è da capire Martinello se va via o meno, inizialmente chiaramente era sul mercato, adesso bisogna vedere, c'è da coprire l'oro di Guerri che è scoperto, ci sono da coprire alcune caselle. Per avere quello che è mancato in questa prima parte della stagione, competitività all'interno. Se c'è competitività, la squadra è motivata sempre al massimo. Se dovesse venire meno quella, è normale che anche inconsciamente si tende ad abbassare un po' la guardia. Questo non deve succedere perché abbiamo una classifica da far correre per quello che ci riguarda. Parliamo di almeno 5 teste per Magari ci metterei la firma adesso affinché arrivassero 5 innesti. Certamente ci vogliono almeno 2 giocatori dietro e 2 giocatori in mezzo al campo. nuovo anno, nuovi propositi, ci si augura, soprattutto le famose palle inattive, di cancellarle oppure di migliorare il lavoro, cosa deve essere dai suoi calciatori nel nuovo anno? Per non vedere di vecchi errori. Anche quello di finalizzare molto di più rispetto a quello che creiamo, ma principalmente mi aspetto competitività, non vorrei essere ripetitivo perché dietro questo poi c'è tutto, c'è una squadra che deve essere sempre motivata, i giocatori non devono mai sentirsi col posto assicurato perché arriveremo poi a essere contati e questo non deve succedere. Ripeto, per migliorare il buon campionato che ha fatto la Paganese c'è da migliorare sicuramente alcuni aspetti tecnici, alcune lacune come sulle palle inattive e appunto siamo alla ricerca dietro di alcuni giocatori che possono alzare il livello di attenzione, di malizia di questa squadra. È una squadra che va potenziata per quanto possibile sarà a muoversi sul mercato, però se non si alza la competitività faremo fatica, sarà un campionato di fatica, invece dobbiamo essere bravi a prendere giovani, sì, perché i giovani sono importanti, ma anche prendere giocatori che ci possano dare quel salto di qualità che questa squadra ha bisogno.